prosegue qui dell'avanzata. Passamelo almeno. Non ci sono. In area. Ha scelto bene il tempo. Non ci ho potuto provare. Attenzione, attenzione. Attenzione la difesa. Mamma mia la difesa però. Niente da fare. Palla nostra comunque. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Perché lo salto con una girata. Attenzione, perché posso saltare anche quel. Potevo, l'avevo saltato. Solo che io sono tornato indietro come un ebete proprio. Madonna. Vai, passamela. Dai, passamela. Dai, passamela. Ci provo. Troppo centrale anche fuori gioco. Grande, direttamente a me me l'hai passata. Bravissimo, la prossima volta tira. Vai te, mamma mia. Passa, a me la devi passare. Si inserisce bene. Cazzo è, veramente, non mi capacito di certe cose. Attenzione, attenzione agli avversari. Attenzione agli avversari perché possono fare un gol, mamma mia. Fanno cagare anche loro in attacco. Spaziamola via. Finisce qua. Finisce il match con 4-0. Che regala loro la qualificazione al turno successivo. Andiamo alle semifinali. Ultimo giorno di mercato. Vediamo se ci arriva qualche offerta interessante, anche se io non penso di accettarla. A meno che non arriva qualche squadra veramente interessante. A quanto vedo non mi arriva proprio niente. Non mi è arrivata nessuna offerta in questo mercato di gennaio. Meglio così, perché almeno posso completare. Abbiamo la stessa squadra di prima in Eredivisie. E dobbiamo spaccare il culo di nuovo. Raga, andiamo a spaccare il culo, che ti devo dire. Andiamo a fare questa partita di campionato. E manteniamoci in prima posizione e vingiamo anche questa partita, dai. Andiamo a vincere subito contro questa squadra perché dai, si vede palesemente che sono scarsi, dai. E noi sappiamo il perché, ci prova dalla distanza, incredibile. Mamma mia, manco esulto. Il loro incubo, Ajax, anzi io il loro incubo. Lo salto come se fosse un birillo. Vediamo se riesco ad accentrarmi. Lo salto anche a lui come se fossero birilli. Ci provo. Il portiere ha malappena la prende da quella distanza. Mamma mia. Crossamela in mezzo. Mamma mia. Crossamela in mezzo. Niente. Passamela, sono libero. Mamma mia. No, il portiere para ma non sa nemmeno lui come. Assurdo. Cercano di rendersi minacciosi nell'area. Fuori gioco. Dovrebbe essere nostra questa palla. Ma voi vi credete che la squadra mia è migliore di loro? Manco per il cazzo. Vabbè, loro non sanno nemmeno tenere la palla. Partita preceduta da Luca. Sono proprio messi male questi qua. Sui giornali, sui social, un po' ovunque. Occhio, Piero, un'occasione grande questa. Si prova. Manco i tiri centrali se la fila a parare. Si parla spesso di palle che valgono come un gol. Ha fatto lo scavino per terra. Che cazzo ha fatto quel pallone? Mamma mia, assurdo, assurdo. Si fanno saltare come l'aria veramente. Nell'ultimo quarto d'ora premia nettamente l'aria. Il quarto forse se ha fortuna mi blocca poi, se no niente. Ma qua ho capito come devo tirare dalla distanza. Si stanno vincendo. Sì, bellissimo sto cross. Dai che io lo salto, mi accentro, ci provo! E il portiere me la para a fortuna. Ma io non capisco perché questi qua giocano in queste condizioni qua inaccettabili. Da noi nessuno va a prendere la palla. Il portiere ci ha pensato a scoppio ritardato, vabbè. Vediamo se riesco a fare un altro dei miei tiri incredibili di qua, vediamo. Devo girare, però ci posso provare. La deviata di testa, vediamo. Finisce il primo tempo 1-0, ma 1-0 come? Dominando la partita, però.
Vediamo se nel secondo tempo riusciamo a fare qualcosina di molto più eclatante. Ok, lo salto. Ok, lo salto. Avevo capito tutto. Pa! Ci provo. Deviato. Mamma mia. Peccato. Evita guai. Loro tirano direttamente dalla loro porta. Funzionano così loro. Io sono libero comunque. Ci posso anche provare. Mamma mia. L'ha parata questa volta. Tengono palla, non vogliono correre rischi. E meno male che tenevano palla e non volevano correre rischi. Immagina se volevano perderla. Ok, mi ha visto. Ok, mi ha visto. Vediamo se riesco a saltarlo. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Vediamo se riesce a fare qualcosina lui. Non è che posso fare sempre tutto io. Abbiamo finito. Ok, abbiamo finito. Prendila la palla, cazzo. Sì, e passa da loro. Così funziona. Dammela. Sventa il pericolo. Sì, vabbè, dammela l'anno prossimo. Grande recupero. Tutto fermo. C'è il fuori gioco, non ha dubbio il guardaline. Fuori gioco. Vabbè. Punto solo. Ci provo dalla distanza. Solo così posso io segnare contro questa squadra. Solo così posso segnare. Mamma mia. Riprende, è solo io posso segnare. A quanto pare questo portiere il lato debole sono i tiri ad effetto. Devo solo saltarli. Avanza palla al piede. La tengo sulla linea e lo salto. Lo salto, ha funzionato tutto, ha funzionato. Ancora davanti ai coglioni sta. Prende, però lo salto, dai. Però l'ho saltato. La conclusione. Pericolo e quasi gli avevo ripreso anche la palla. L'importante è che la partita è chiusa, poi il resto non è. Capisce, che mi interessa tanto. Intercetta il lancio. Ok, ok. C'è tempo per un'ultima azione. C'era tempo. Ora è finito. Finisce qui la partita, finalmente 0-2. E sono 6 gol in due partite che hanno preso. Forse potevano farne. Non male come record di negatività. Il bello che li hanno presi tutti da me gol. La classifica è questa qua, 53-49 punti. Siamo sempre a più 5, più 4, più 5 o più 4. Ah, hanno una partita in più però, siamo a più 4, però loro hanno una partita in più, quindi vincendo noi ritorniamo a più 7 punti. Ok, funziona così. Allora, io non voglio dire niente, ma quella squadra che abbiamo umiliato è in settima posizione in campionato. Io non mi capacito di questa cosa qua. Come cazzo fanno ad essere settimi queste qua? Hanno giocato in nullità. Ma che cazzo? Ma veramente li fanno giocare gratuiti proprio? Gli regalano i punti, non c'è altra spiegazione. Perché quello che ho visto non è per niente normale. Vabbè, se sono contenti così loro a perdere contro questi qua, lo facciano pure. Partita contro Volendam in Eredivisie. Ora dobbiamo cercare di mantenere appunto il nostro primo posto e di vincere tutte le partite. Tra l'altro il Feyenoord ha una partita in più. Attualmente siamo a più 4, quindi possiamo andare a più 7. Cioè possiamo tornare. Eccoci qua, partita cominciata, andiamola a vincere. Ok, ti ho visto sulla fascia, passamela a me me la devi passare. Cominciamo così, dai, cominciamo con questa partita pure così. Attenzione al Volendam, qua come si chiama, Volendam. Vabbè, qua sono. Vediamo se riesco a saltarlo. Forse ci riesco, attenzione. In mezzo a tre addirittura. Non so dove muovermi. Mi ruba la palla. Attenzione. Dai che ce la posso fare a saltarli. Ce la posso fare. Devo passare per forza la palla, ma mi anticipa. Palla recuperata subito. Dai che possiamo continuare. Dai. Dai che sono qua. Dai. Perfetto. Ci arrivo. Posso addirittura provare il tiro. Mamma mia raga, mamma mia, che cos'è? Cos'è? Cosa ho visto? Non è finito nemmeno perché è una cosa assurda. Recuperiamo subito questa palla, me la rubo, però c'è subito il nostro compagno.
possiamo fare un'altra azione, se me la cross vediamo se ci arriva, invece no, ci arriva il nostro avversario. Recupero bellissimo, vai tu spedito, vai tu, però devi prendere la palla, orco demonio. Recuperiamo la palla subito, benissimo così, c'è uno spazio, vediamo se riesco a saltarlo. E c'è lui che mette il suo piedino di cazzo, però recupero, attenzione, attenzione, la metto in mezzo. E non ci arriva, non ci arriva. Però ho ottenuto la palla.